Ciao a tutti ragazzi, eccoci nel nuovissimo Scopriamo insieme le creazioni in resina. Primo video per quanto riguarda lo scopriamo insieme. E avevamo fatto una colata qui con questi stampi nuovi che avevamo fatto a mano e vediamo come sono venuti. Iniziamo con la stellina. Bella. Allo stampo, ok. I particolari ci sono venuti benissimo. È un po' morbidina, eh? Devo dire la sincera verità, nonostante sia stata a catalizzare per più di 24 ore, se non 36, però sembra sia venuta bene, dai. Lasciamo stare il colore perché è quello che ha. Non devo farli così. Ho già in mente un tipo di colore con diverse cose. Questa era una prova per vedere come erano venuti gli stampi e anche come funzionavano i coloranti, i pigmenti, questi qui di Sahara a base mica. Vediamo gli altri. Questo qui era lo stampo che avevamo praticamente ricalcato un soggetto in legno, per cui penso proprio che sia venuto opaco. Infatti, vedete, si sente proprio la texture del legno, ma poi proveremo a lucidarlo in qualche modo. E questo, ok. Vediamo questo. Questa è la stella grande dell'altra piccolina. Non capisco perché siano venuti così morbidi. Ah, ecco. Si è rotto lo stampo. Dov'è? Eccoli qui. Mannaggia. Il primo fail. Non poteva essere tutto perfetto, no? Però la stella è venuta bene. Poi magari la. No, scusate. La ripulisco. I dettagli sono venuti benissimo. Questa la stella la ripulisco, magari rifaccio lo stampo. Poi vediamo la renna. Anche questa era in legno. Infatti anche questa con la texture. Oh, qui ci è venuta una bolla. Carina. E poi proviamo a lucidarle, vediamo come sono venute. Il pupazzo di neve, questo era lucido. Sì, no, è lucido anche questo. Vedendolo fuori dalla telecamera è più lucido. Qui dalla telecamera sembra semilucido. Anche i particolari, se non sembra che siano venute delle bolle. La stellina. Questi sono tutti piccoli scarti. Comunque. Sono dei soggetti piccolini che poi ho un progettino in mente anche per questi. Ok. C'è la stella grande. Questo il soggetto era lucido. Infatti dalla telecamera sembra semi opaco.
anche fuori dalla telecamera. Però lo uccideremo. Questa è come quella lì, soltanto più piccolina. Oddio, questo colore in trasparenza non è niente male. Bellini. Questo era l'albero di Natale. Non sembra abbiano fatto delle bolle, nonostante all'inizio sembra che ce ne fossero tante. Però poi forse questi con i più particolari. Piano. Questo stampo ho paura di romperlo. È venuto opaco perché questo era in cartone. Ci sono delle micro bollicine, ma niente male, dai, tutto sommato. Bene. Poi vediamo, questi sono degli scartini. Quella, la bollicina, la lasciamo un attimino, poi vi spiego perché. L'angioletto. Anche questo senza bolle. Bene, bene. Nonostante ce ne fossero molte nel bicchiere, quando nei bicchierini, quando ho fatto le colate, non sembra abbiano fatto delle bolle. Forse qui. Qualcuna qui. Va bene. Allora, questa qui io la terrei per fare un piccolo cabochon di quelli piccolini. Per cui mettiamo da parte anche questa e facciamo lo stampo. Adesso, questi sono gli stampi nuovi che mi erano arrivati con il pacco della Resin Pro. Li tiriamo fuori tutti, così ve li faccio vedere. Uno. Si tirano fuori bene. Ok. Questo è l'alberello. Sono lucidi, mi piace perché sono lucidi e hanno dei bei effettini. Poi c'è stecca di zucchero, il pupazzo di neve, la calza, le campanelle con il fiocchetto, l'altra calza, ne togliamo perché sennò mi cade tutto qui, il fiocco di neve, bellini, e dovrebbe essere il pungitopo. Da noi si chiama pungitopo. Poi il pupazzo di neve grande. Bello, mi piacciono le cose in trasparenza. Il pupazzo di neve piccolino. Questi micro glitter, cioè pearlescenza veramente, un pelino del gatto. Allora, vi
Vediamo se riesco a farvelo vedere più da vicino. Così metti a fuoco. No. Questa microperlescenza io l'adoro. La adoro. Questo era il colore, quello, il pigmento, il Sahara colore viola, che è venuto molto trasparente, però devo dire che gli ha dato questo bel effettino, mentre quello verde, anche questo, è bellissimo. Poi, mentre questo arancione, rame, non essendo proprio granché lucido lo stampo, il soggetto in origine, si vede la perlescenza, però, se fosse stato lucido sarebbe stato ancora più wow. Ok, allora continuiamo. Questi sono i pacchetti regalo. Oh. Wow. Questo adesso lo controlliamo un pochino meglio. Perché quando il colore è più pieno, sono piccolini, sono uguali. Wow, sembra nero, però vi assicuro che è viola. E neanche qui vedo delle bolle. Doppio wow. Bene. I fiocchi di neve, questi sono molto sottili, per cui anche molto fragili. Ecco, infatti qui si è rotto. Perché si è rotto? Però perché mancava, vedete qui, mancava la resina. Infatti io quando l'ho colato, io ho visto che questo stampo, tra l'altro, non era venuto nemmeno niente male, non era molto dritto. Ecco, vedete, qui è più basso, qui è più alto, per cui quando lo stampo non sta perfettamente dritto, comunque sia la resina cola, non, cioè va, qui si riempie e qui invece scende tutta giù e si vuota lo stampo. Infatti questo ci devo studiare un attimino su per pareggiarlo. Infatti sotto ci avevo messo un piccolo rialzo riattoppato. Poi c'è anche quest'altro. Questo è ancora più fino di quello, per cui ho paura a romperlo. Anche questo non era perfettamente dritto, però meglio dell'altro. Ok. Eccolo. Lucido, è morbido, io non capisco perché dopo 36 ore di catalizzazione ancora siano morbidi, perché anche se è fino, comunque sia, non dovrebbe essere, risultare così morbido. Però questo è bellissimo, questo cristallo di neve mi piace. Questi
finiamo con questi scarti. Texture opaca, ovviamente, perché non li possiamo fare in lucina. No. Però, va bene. Anche questi, non essendo pienotti, sono un po' ancora un po' mollicci. Però questi non sono stati fatti con i pigmenti Sara. Per questi, questo cuoricino qui, quest'altro quadratino e questo qui rotondo, come vedete sono, adesso vi faccio vedere, sono tutti dello stesso colore. No, questo no, questo è uno scarto del pigmento Sara. Infatti questo è venuto tranquillo, forse perché era più erto, più pieno, non lo so. Questi invece, cosa è successo qui? Queste micro bollicine in superficie, dietro perché è lucidissimo. Questa è praticamente quando salgono in superficie le bolle che fanno questa chiazza qui. Io molte le ho scoppiate con l'accendino, però si vede che poi quando le ho lasciate riposare ne ha fatte altrettante. Allora, come vi dicevo, per fare questo colore qui ho usato i colori della stampante. Questo non so cosa sia. I colori della stampante, le cartucce, quelle a getto d'inchiostro però e non stampante laser. Sono vecchissimi perché sinceramente io avevo un Epson che poi ho dovuto cestinare. Questi sono il kit dei tre colori base. Magenta, ciano e giallo. Però, siccome ne ho ancora un bel po', come vedete, si vedono dalle bottigliette in trasparenza, ce ne sono ancora un bel po', e colorano anche bene, a quanto pare. Per cui, niente. Questi li useremo a go-go poi, ora che finiscono. Allora, qui togliamo il tutto. Queste sono tutte le creazioni in resina che abbiamo fatto. Con qualche epic fail, ma epico proprio, eh? Tipo, dov'era la stellina che si è rotta? Questa qui. Tipo questa. Tipo, dov'era l'altra? Questa qui. No. Mi sono persa la stellina. Questa che si era rotto lo stampo. Però in linea di massima sono venute tutte, direi, più che bene. Adesso io dovrei fare altre colate perché lì c'è ancora l'albero di Natale da mettere su. E l'8 dicembre si avvicina, ragazzi. Per cui io mi rimetto subito al lavoro. Vi do un saluto grande. Vi invito a mettere un like se questo video vi è piaciuto, se comunque vi è stato interessante. Vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo da supportare questo nuovo canale, nuove esperienze, e attivare la campanellina invece per
ricevere le notifiche ogni qualvolta io pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo con il prossimo Scopriamo Insieme e un bacione a tutti. Ciao ciao!